gente viene a vederlo con la macchina e poi, ma non li fa più nessuno. L'Expo, c'eravamo due nazioni solo in gara, perché non si è presentato nessuno. Chi eravamo? Noi e tu, chi sente questi cazzo di qui? Finché i turchi hanno detto no, 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 non ce la facciamo, ci manca il coraggio. Bene. E questi sono i finanziatori, sono sempre gli stessi. Questo è il socio di Veronesi che vorrà costruire il più grande ospedale per curare i malati di cancro di tutto il mondo. Sono questi i soci dei nostri medici, dei nostri scienziati. Eccoli lì, un altro, Cesare Romiti, quello che gestiva i conti in nero della Fiat, una banca in nero, tutto il nero, ha patteggiato tanti di quegli anni di galera, ha patteggiato, che è incredibile. Vai avanti, è nell'RCS, Corriere della Sera. Ecco perché non esce nulla nel Corriere della Sera. Ci sono questi qui, ci sono i della Valle, ci sono tutti dentro, banche, in Confindustria e partiti dentro i mezzi di informazione. Ecco perché non abbiamo un cazzo da sapere. Ma oh, Marcella, la signorina fa parte di una famiglia di Confindustria, presidente della Confindustria, il papà e il fratello. Ecco, allora vediamo un attimo che famiglia è. Innanzitutto avete letto da qualche parte che l'inceneritore della Marcegaglia, quello di Modugno vicino a Bari, è stato bloccato dal magistrato perché faceva dei disastri ambientali, non aveva assolutamente tenuto conto di nessuna legge ambientale. Avete mai saputo che lei gestisce, almeno in tre paesi della Sicilia, la raccolta dei rifiuti, perché fa inceneritori, fa biomasse, ve l'hanno mai detto, non fa acciaio, fa biomasse. La biomassa, un'altra trappola, un altro delirio di questa gente che bisogna fermare. Questa qui con le sue navi va in Indonesia e in Malesia a prendere l'olio di palma per bruciare nelle nostre centrali a biomassa per fare energia. Questi sono pazzi! Pazzi completamente, perché in Indonesia hanno creato il mercato dell'olio di palma, tolgono la foresta pluviale e ci piantano le palme. In Indonesia con le palme! E il bilancio energetico, lo capite che è in passivo? Cioè spendi tanta energia per trasportare queste cose che quando vai a fare l'energia con l'olio di palma l'hai già consumata tutta per il trasporto. Ma non lo dicono perché i soldi li diamo noi dalla bolletta. I chip 6, glieli diamo noi, non dovevano andare alle rinnovabili, no, l'hanno messo con la parola assimilate e 45-50 miliardi di euro sono andati a questa gente qua, per rovinare la salute nostra, dei nostri figli e dei nostri nipoti. Se non li fermiamo, i nostri figli e i nostri nipoti non ce lo perdoneranno mai, ed sono queste famiglie, sono sempre le stesse, quelle che parlano del libero mercato, che vogliono lo Stato, che vogliono le istituzioni vicino. Quelli che non tirano, che vivono di sovvenzioni, porca puttana! Marcegaglia, Astema, è stato coinvolto nel crack, anche lui, nell'Italcase Bagalina, è condannato in primo grado a 4 anni e 1 mese di carcere, all'interdizione dei pubblici uffici per 5 anni, grazie all'indulto, la pena detentiva è di 2 a 3 anni. Nel 2008 la Marcegaglia SPA ha patteggiato una sanzione di 500.000 euro, 205.000 euro di confisca per una tangente di 1 milione di euro all'Eni Power. Antonio Marcegaglia, che è il fratello, ha patteggiato 11 mesi di reclusione con sospensione della pena per il reato di corruzione. Ecco, sono queste le persone. Ci sei rimasto un po' male? Allora, quando ho detto a mio fratello i miei risparmi, dove li investiamo? Io sono indeciso tra un usuraio, uno che fa frodi e un corruttore. Lui mi ha detto, vediamo un po' con i casalesi, perché i casalesi secondo me offrono più garanzie di questa gente.